Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, nuovo video test, anzi nuovo video confronto. Oggi facciamo il video confronto tra le videocamere di due droni che in questo momento probabilmente sono i due droni più venduti per fare dei video, o meglio per fare riprese video. Ovviamente i droni di cui vi sto parlando avete già capito quali sono. Sono il Fimi X8 e l'Apsanzino. In comune hanno il prezzo basso, costa un po' di più il Fimi X8, l'Apsanzino costa veramente poco, attualmente si trova anche mi sembra intorno ai 230 euro, una cosa del genere, mentre il Fimi X8 lo si riesce a trovare intorno ai 360 euro mi sembra, più o meno una cosa del genere ad oggi, ragazzi. E quindi però due droni economici ma con caratteristiche importanti, soprattutto dal comparto video. Entrambi sono in grado di registrare in 4K 30 fps. Il Fimi X8 riesce a portare più dati alla micro SD perché riesce a portare 100 megabit per secondo, mentre l'Apsanzino in questo momento arriva intorno ai 50-60, più o meno una cosa del genere, però calcoliamo che era partito con 30 all'inizio, ragazzi, poi con tutti gli aggiornamenti ha fatto un salto in avanti esageratissimo. Quindi le due videocamere se la possono giocare tranquillamente. L'Apsanzino ha una qualità video secondo me bellissima dal punto di vista dei colori e anche del dettaglio. Fimi X8 è un po' più indietro secondo me dal punto di vista degli aggiornamenti, ma parte con una videocamera sulla carta superiore. Quindi ragazzi, adesso decolliamo in questa zona di campagna qui dove abito io. Non è una location per fare un video figo, però è una location che può rendere tranquillamente l'idea di che cosa sono in grado di fare queste due videocamere e soprattutto quale delle due può piacervi di più. È una giornata di sole pieno, quindi ci saranno per entrambi situazioni difficili in cui si va contro sole e via dicendo, quindi queste situazioni ovviamente potranno rilevare dei difetti maggiori per uno o per l'altra videocamera. Quindi ragazzi, adesso decolliamo prima con l'Apsanzino, poi col Fimi X8. Ovviamente cercherò di ripercorrere più o meno la stessa zona, però ragazzi, a occhio, non è che se questo video magari non ci dà delle risposte definitive, magari ne facciamo un altro dove magari disegniamo con i waypoint e lo cerchiamo di fare più simile possibile. Ma secondo me già così può rendere l'idea quale dei due droni vi piace di più dal punto di vista della videocamera. Ripeto, qua è solo un volo per un confronto delle due videocamere. Quindi adesso Apsanzino e Fimi X8 e decidete voi nei commenti quale secondo voi è il migliore. Decolliamo! Thank you.
call back. I missed your call. I finally think I'm fine with that. I know it hurts when love bites back, but it's your fault. I wish you'd just accept that. And I got a better place to be when the only focus is me. Ok ragazzi, il volo fra questi due fantastici droni a basso costo è finito, dite la vostra nei commenti, ricordatevi che Apsan ha qualche mese in più rispetto al Fimix 8 dal punto di vista di aggiornamenti firmware, però costa anche 100 e qualcosa euro in meno rispetto al Fimix 8. Quindi, tolte queste precisazioni, scrivete nei commenti cosa ne pensate, qual è secondo voi la miglior videocamera a oggi tra questi due droni, e se questo video vi è piaciuto ragazzi lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un test, una recensione, e ciao!